Essendo a Parma, ovviamente il poco in prete come Barilla, no, sono per noi proiettive di tante cose, non solo per la sua storia antica e per i prodotti che tutti noi conosciamo, ma evidentemente per dire, le dimensioni iconiche di alcune marche che rappresentano non solo nel panorama partigiano ma anche nel settore nazionale, che sono alcuni riferimenti essenziali di Benita. Oggi abbiamo l'onore di avere qua alcuni rappresentanti dell'impresa, ma nella presentazione che farò breve per tutti, ci siamo giocati un quarto d'ora per provare a mettere in piedi il nostro sistema, e che le aziende poi poggiano i successi che noi registriamo, che noi leggiamo, per i quali siamo così emozionati a comprare in modo reiterato alcuni prodotti sulle persone. In realtà sono i manager che fanno le imprese, naturalmente da diverse epoche, quindi il grande merito, no, credo di Barilla sia stata quella che nel tempo è riuscita sempre a passare il testimone, questa ipotetica lunga maratona, attraverso le generazioni di madre. E naturalmente siamo qui nella speranza e dell'auspicio che anche qualcuno di questi sottotitoli oggi possa un giorno diventare manager di un gruppo come Barilla. Presenti i nostri ospiti, che ringrazio di essere qui, perché ovviamente le giornate sono sempre complesse, quindi riuscire ad avere non uno ma tre persone a dedicarci un paio d'ore è sempre un'operazione complessa. Allora inizio ovviamente da Paolo Zazzi, che ha un job title troppo lungo, per cui forse non lo dirò, nel senso che diciamo, è il manager, un carissimo amico che da sempre si occupa proprio delle problematiche legate allo sciopero, legate ai processi per cui noi possiamo in modo efficace consentire al nostro cittadino di scegliere in modo trasparente e consapevole i prodotti, e quindi possiamo chiedere di cosa si tratta. Poi abbiamo l'aeroporto Solari, che invece, come vedete, la realtà è più giovane, quindi lavora ovviamente nella stessa direzione di Paolo, e abbiamo anche un ospite d'onore, perché qua si chiamiamo HR, cioè le risorse umane, Francesca Ravaglia. Abbiamo anche la testimonianza viva di chi poi naturalmente ci racconta, perché Barilla vuole essere e rappresenta un'opzione importante per chi come voi si avvicina al momento mettere in pratica, di mettere a terra le competenze che ha accumulato qui ovviamente da altre parti. Le regole sono sempre quelle, ho chiesto naturalmente di mantenere i tempi, al di là di questo quarto d'ora che abbiamo perso, che recupereremo successivamente, di solito 50-60 minuti di presentazione, poi andiamo al dibattito. Credo che il dibattito sia molto importante, anche perché se questo domani è anche un modo, come dire, in questo momento, di dire, insomma, sono potenzialmente interessato a partecipare. Poi Paolo dirà anche un giorno del mese di giugno che rappresenta però il punto di riferimento. Paolo. Grazie. Buongiorno a tutti, mi chiamo Paolo Zazzi e con i miei due colleghi vorrei raccontarvi qualcosa di Barilla, delle persone e dei prodotti di Barilla. I prodotti li conoscete? Sì. Avete fatto colazione stamattina? Qualcuno ha fatto colazione con almeno qualcuno dei prodotti Unino Bianco, Pavesi? Delle mani, dai, un po' di soddisfazione. Oh, meno male. Cioè, io, a me piace molto i croissant del bar, però un giorno li voglio, ma sì, sono tutti.
giorni vai a mangiare il croissant e quello sai quanti grassi ci sono, ma te lo sei misurato il colesterolo? Ma perché? Ma c'è più spesso il dunque? Io ho controllato il colesterolo e in effetti sono passato al dunque. Lo alterno con qualche biscotto. Ho scoperto ultimamente, perché poi uno è abituato ad alcuni biscotti, ho scoperto ultimamente il buon grano che non ti rimane attaccato, sai, quando rimane attaccati dentro, invece quello c'ha un po' questa crusca dentro, questo è, scioglie bene, ottimo, fantastico, anche il cucciato, io non prendo il latte, lo cuccio un po' nel caffè. Beh, noi conosciamo tutti noi, quindi conosciamo i prodotti variganti della pasta, ovviamente i sughi. Quanti di voi vivono qua da soli, non sono di Parma? Fantastico. Anch'io vivo tra Milano e Parma, quindi devo ogni tanto farmi da mangiare da solo, ho scoperto anche lì su di Barilla da singolo, diciamo. Fantastico. Anche le foto, va bene, oltre a questo, i prodotti. Lavorando in Barilla da 26 anni ho scoperto un'altra cosa, ho potuto scoprire lavorando con i colleghi la cosa che non vediamo tutti, ossia le regole di design dei prodotti. Ad esempio ho scoperto che abbiamo all'interno dei limiti per il contenuto di sale. Sapete che in tutti i prodotti, anche nei prodotti dolci, c'è un contenuto di sale, però non è che va bene. Noi abbiamo in mensa dei consigli che ci aiutano a mantenerci più in salute, diciamo, e c'è uno terribile, c'è un cartello che adesso l'hanno tolto, no? Che dice, se tu diminuisci di 2,5 grammi al giorno il sale, riduci del 30% il rischio di ictus. Ragazzi, ictus. Bastano 2,5 grammi. Noi abbiamo dei limiti. Provate a guardare, anche su biscotti, su petti biscottati, c'è un contenuto di sale che è altissimo. Uno non lo percepisce, perché questa roba non è salata. Invece c'è perché aiuta nella formulazione delle ricette. Bene, noi abbiamo dei limiti su quello. Abbiamo ridotto, pensate, di 3.000 unità il contenuto di sale dal 2010 al 2017. Ma non solo queste cose. Ad esempio, cerchiamo di fare i prodotti riducendo l'impatto ambientale, riducendo ad esempio le emissioni di CO2, riducendo il consumo di acqua che si fa per i prodotti. Vabbè, adesso ci fai questa campinata sui prodotti, non era l'obiettivo. L'obiettivo era di dirvi che ci sono persone e prodotti da noi, e le persone ho scoperto in questi anni che sono la cosa, il vero asset della vita. Una delle cose di cui mi occupo si chiama in-store execution, voi l'avrete un po' studiato magari con altre parole, ossia è come portare le leve del retail mix nel punto di vendita. Noi in Barilla abbiamo adottato un sistema alcuni anni fa molto avanti, abbiamo individuato una scorecard con 7 KPI e abbiamo fatto sì che tutti i paesi dove c'è un branch di Barilla, che sono circa 29 in tutto il mondo, seguissero questa stessa scorecard e misurassero l'esecuzione a punto vendita con questi stessi KPI. Anche il paesino piccolo dove c'è una persona che lavora con degli agenti usa quello, come anche usa l'Italia che ha 150 venditori che lavorano sul film, quindi è stato un grosso lavoro, tanto di mettere d'accordo tutti che sono quelli, poi di controllare che tutti i quarter venissero compilati queste scorcate, poi di progredire. Quante perfect execution abbiamo quest'anno? L'anno prossimo quanti ne avremo? Dobbiamo aumentare di più. La cosa è andata bene, ha avuto successo, tutti quanti hanno seguito, hanno implementato, hanno visto che tutti i venditori e i negozi funzionavano meglio. E il tutto è stato unito anche in un premio che è stato dato per noi, sapete, ogni anno alla fine premiamo con una riunione, premiamo le cose, i progetti più belli. E qual è stato il premio? Lavorando nella pasta, una scuola pasta bellissima d'argento. E questo è stato il premio dato a questo progetto, che l'hanno dato a me perché ero responsabile di quello. Bene, questo progetto, lavorando su 29 nazioni, uno non è che lo fa da solo, lo fai con tutti i paesi, almeno 29 colleghi,
che sono in tutte le nazioni che hanno la patria. E la cosa che a me ha dato più soddisfazione non è stato, ovviamente, salire sul palco, immaginate, da Rignano di Barilla, sali sul palco, ci sono i vicepresidenti, la famiglia Barilla che ti stringono la mano, ti danno la scuola pasta d'argento, mette l'orgoglio, metti la cravatta giusta. Però la cosa che mi è piaciuta di più è stata quando si ritorna in ufficio, il giorno dopo ho potuto scrivere una mail, perché in quella riunione non c'eravamo tutti, c'era qua a Parma, c'era gente da Taiwan, c'era gente da Chicago, c'era gente da... Ho potuto scrivere una mail a tutti quanti i colleghi, erano circa una trentina, e gli ho detto guarda che abbiamo vinto questo premio, per cui l'ho ritirato io perché ero a Parma io, però l'abbiamo vinto. E il commento, tanti mi hanno scritto, mi hanno risposto, però il commento che mi è piaciuto di più è stato il commento del mio capo, che è abbastanza non abbondante, diciamo, nei complimenti, però mi ha detto è fatto bene. E insomma, io ho scoperto quanto è importante, cosa vuol dire avere un team, non per fare il lavoro, perché il lavoro si fa, ma per condividere i progetti, per condividere i successi per poi andare avanti, perché da noi siamo andati avanti e abbiamo migliorato questo lavoro. Per cui, siccome ho scoperto che il team è molto importante, oggi il mio team è Leopoldo Solari. Leopoldo Solari era uno di voi alcuni anni fa, e adesso gli lascio la parola perché vi dice cosa vuol dire lavorare in Barilla da un giovane di me. Come diceva Paolo, anzi lo ringrazio per le parole che utilizza sempre con me. Ero in quel bando circa 2 anni fa, quindi ero al massimo di retail management qui all'Università di Parma, e adesso dall'altra parte effettivamente la sensazione è abbastanza strana, no? E, come diceva prima Paolo, vorrei raccontarvi brevemente qual è il mio lavoro attuale, poi ovviamente se avete domande sul mio passato, anche perché vi racconto dall'inizio. Sono stato iniziato con uno startup appunto in Barilla, occupandomi di e-commerce, poi un breve periodo in vendita, quindi sul territorio in Calabria, per poi ritornare a Parma e occuparmi con il shopper marketing nel team di Paolo. Quindi qualsiasi domanda la riserviamo per la fine, però mi metto nei nostri panni. 2 anni fa la mia prima domanda era: ma in 1 anno e mezzo oppure in 1 anno quale sarà il mio lavoro? Perché questo è un altro, come faccio a saperlo? Perché l'Italia piuttosto che un'altra nazione? Perché oggi, come vedremo nella slide successiva, siamo in un contesto in un contesto globale all'interno del quale ci sono tante sfide. A noi ragazzi piacciono le sfide, ma perché non andare in un'altra nazione? Perché rimanere in Italia? E questa è stata anche la mia domanda. A questa domanda mi sono dato una risposta appunto quando ho trovato questa azienda che penso di condividere gli stessi valori. Quindi durante tutta la presentazione vi lascerò con quelli che sono i miei key points, quindi dei miei pensieri, delle parole chiave che mi aiutano giorno dopo giorno a lavorare bene in questo contesto e potrebbero aiutare anche tutti voi nel corso della vostra vita, dei vostri lavori successivi dopo l'università. Quindi, come vi dico in questa slide, siamo parte di una sfida globale, in un mondo che va sempre più veloce, siamo ragazzi e riusciamo ad andare veloce, però forse abbiamo la necessità a volte di fermarci e di ragionare, perché questo potrebbe essere un nostro limite. Viviamo in un mondo dove la comunicazione e soprattutto i messaggi vengono trasmessi in maniera live, non siamo più nel mondo del fax, ma siamo molto, molto veloci, abbiamo la necessità di comunicare e di rispondere in maniera veloce. Vi do giusto un'idea: ogni giorno, al momento, lavoro soltanto da 2 anni e mezzo in questa azienda, ricevo qualcosa come 170 email, quindi bisogna sapere decidere quali rispondere alla maggior parte, darsi delle priorità, ci sono delle vere e proprie sfide quotidiane. Però vorrei raccontarvi un po', come dicevo, del mio lavoro attuale. Quindi, abbiamo tutte queste sfide globali che l'azienda sta attraversando. Quindi, come vedete dalla slide,
principali obiettivi dell'azienda, uno dei principali obiettivi è appunto l'espansione geografica all'interno di altre geografie, e per questo motivo è davvero importante riuscire ad avere una relazione di lungo termine con quelli che sono i clienti. Non parliamo soltanto di clienti italiani, stiamo parlando di un'azienda multinazionale che lavora in diverse nazioni, quindi è importante ingaggiare clienti a livello di customer, a livello globale. Una vera e propria sfida è comunque, come diceva anche Paolo, riuscire ad avere dei checkout in merito e degli insight in merito a cosa pensano gli shopper davanti allo scaffale. Stiamo parlando di sughi, parliamo di pasta oppure parliamo di biscotti. Qual è il motivo che spinge il consumatore effettivamente a preferire il nostro prodotto a quello del nostro competitor, e quindi riuscire a capire come effettivamente farlo davanti allo scaffale, quale deve utilizzare. Ed infine sappiamo benissimo che una delle sfide più importanti è quella di riuscire a negoziare bene, a comportarsi in modo giusto quando si va all'interno dei punti vendita oppure quando si ha una relazione con un customer, e per questo motivo una vera e propria sfida sarà anche quella di costruire una sales academy, quindi riuscire a trasmettere a diverse persone all'interno della company quelle che sono dei pillar fondamentali appunto della negoziazione su questi temi relativi alla sales academy. Per questo motivo in questa semplice slide c'è una mia impronta digitale, quindi al momento qual è il mio lavoro? Il mio lavoro al momento è occuparmi assieme a Paolo del Customer Collaboration Center, quindi non so se siete mai stati al Barilla Center, però c'è una struttura lì, forse alcuni di voi la visiteranno. All'interno di questa struttura noi accogliamo i customer provenienti principalmente dall'Africa, Asia, Australia, Europa, Italia. Quindi vi parlerò adesso a breve del Customer Collaboration Center. Paolo vi ha anche accennato con simpatico premio all'oggetto di Store Fundamental, quindi esattamente la generazione della scorcata, la relazione con le nazioni. Questa è una seconda parte del mio lavoro, ve ne parlerò in questo caso a breve. E infine, un ragazzo con le dita in alto, mi occupo anche di alcuni progetti molto interessanti lato nostro, perché mi occupo di progetti di realtà virtuale, di creazione di store virtuali. Forse dopo avrete la possibilità, durante la pausa, non so, di mostrarvi alcuni, di darvi un'idea di tutto quello che facciamo nel mondo del virtuale, perché abbiamo capito che il mondo del virtuale ci aiuta appunto nel conoscere gli shopper. E avendo capito questo, effettivamente possiamo utilizzarlo tantissimo all'interno dell'azienda, sia lato marketing, sia lato trade marketing, sia lato appunto shopper marketing. E però vi darò un'idea. Adesso direi di iniziare appunto dal Customer Collaboration Center. Esatto. Qual è stato il motivo che ci ha portato a creare un Customer Collaboration Center? Appunto questa sfida globale di clienti, che la slide ha deciso di funzionare un po'. Okay. Qual è stato il motivo che ci ha portato a creare un Customer Collaboration Center? E appunto, come dicevo, voler conoscere meglio i nostri clienti, ma soprattutto collaborare con loro per crescere le categorie all'interno delle quali noi operiamo, quindi crescere assieme al mercato. Non parliamo sempre di clienti appunto provenienti dall'Italia, che quindi conoscono bene quelli che sono i nostri prodotti. A volte dobbiamo partire proprio dal qual è il nostro assortimento, altre volte invece partiamo da un po' successivo, come diceva Paolo, perché i nostri prodotti sono sani, qual è il nostro modo di fare impresa, perché ogni anno circa 360 prodotti vengono rivisitati per quanto riguarda appunto delle proprietà tradizionali e così via. Quindi cosa facciamo all'interno di questo centro? In media una visita a settimana. Nell'ultimo anno abbiamo avuto 47 visite, e quello che facciamo è appunto accogliere i nostri clienti. A volte, come dicevo, provenienti da più parti del mondo, quindi bisogna un attimo settarsi, la vera sfida è quella di riuscire ad adattarsi. Il primo punto, riuscire ad adattarsi, è stata la mia prima sfida. Venivo da un contesto all'interno del quale mi occupavo di vendita, e se vi posso dare un consiglio, quindi avevo una relazione ogni giorno con i punti vendita, con i direttori dei punti vendita, andavo lì, concordavo degli spazi promozionali, guardavo lo scaffale, capivo se effettivamente era in linea con le nostre linee guida, quindi tutte le categorie. E all'improvviso un giorno mi trovo su questo nuovo lavoro, quindi un cliente alla settimana proveniente da una nazione diversa,
giorno potente proveniente dalla Malesia, settimana successiva potente proveniente dal Giappone, un'altra volta proveniente dall'Italia, e la prima sfida è stata adattarsi, perché bisogna conoscere diversi mercati all'interno di quali si opera, bisogna conoscere effettivamente gli assortimenti presenti in ogni singola nazione per poter parlare di qual è il tuo assortimento, di qual è il tuo vantaggio competitivo relativo, quindi grazie ai tuoi prodotti. Questa è stata la prima e propria sfida. All'interno di questo centro, oltre ad accogliere i clienti, quello che facciamo è analizzare, capire qual è, come dicevo in precedenza, qual è effettivamente il punto di vista dello shopper. Come dicevo, utilizzando soprattutto la virtual room, lo vedremo soprattutto più avanti, il nostro limite è quello di capire effettivamente come ragionano i consumatori quando sono avanti allo scaffale, perché preferiscono un piuttosto buono, un altro cosa che li attira, cosa che invece non li attira. Perché quindi il nostro customer collaboration center, posso dirvi che è un posto unico, quindi vi auguro di visitare, perché in questo centro noi cerchiamo di mostrare ai clienti effettivamente il nostro unico modo di fare impresa con la soluzione della Style. Cerchiamo di far vedere appunto chi siamo, molto spesso sempre con cose semplici, senza andare a dilungarsi con lunghi discorsi, evitando presentazioni PowerPoint di 4 ore a persone che forse sono in Italia per 2 giorni e vogliono vedere qualcosa di diverso. Non possiamo stare lì in una sala e loro forse hanno bisogno di 12 ore per arrivare appunto a visitarci. Vogliamo ingaggiare in un modo diverso e vi spiegherò a breve come abbiamo pensato di farlo. All'interno del Customer Collaboration Center potrete vedere che nella parte sinistra c'è anche Accademia Barilla, che è come dire la seconda o anche l'altra anima del centro. Accademia Barilla è appunto una sede dell'arte della comunità italiana. E cosa facciamo? Come utilizziamo anche la Customer, quelle che sono le esperienze di Accademia Barilla. Semplicemente facciamo vedere al consumatore quello che è l'unicità dell'arte comunale italiana, quindi con delle vere dimostrazioni della bontà dei nostri prodotti. Ad esempio c'è un focus dato alla visita di un cliente dal Giappone in merito alla pasta di semola, c'è lo chef che circa mezzogiorno, l'ora, un po' più diciamo, di fame, è lì che sa mostrare l'assortimento e mostra effettivamente la combinazione perfetta pasta sughi, la combinazione perfetta con delle verdure e così via. Quindi tutto ciò portato all'organizzazione effettivamente nel minimo dettaglio di quello che sarà poi il percorso e l'esperienza da parte del cliente. Ed infine, come dicevo, cerchiamo di analizzare tutte le categorie nella maggior parte delle nazioni, quindi le analizziamo, cerchiamo di avere quelle che sono sempre più sensibilità nei confronti degli shopper. E in questo modo all'interno del centro cerchiamo di condividere questa nostra passione con il cliente. Ti ripeto, non per complicare quel giorno o negoziare quel giorno, non parliamo mai di prezzo all'interno di quel centro, ma siamo soliti soltanto condividere con loro quelli che sono i nostri limiti, forse anche i loro limiti, visti i trend dei mercati, dei vari mercati, e cerchiamo soluzioni per crescere assieme. Dovrebbe partire, quindi la lascio andare. Adesso mi trascorrere forse lentamente delle immagini di quello che sono effettivamente delle esperienze che facciamo vivere ai nostri clienti. Quindi partiamo la mattina presto per la visita ad esempio di un campo di basilico, perché non far vedere le nostre materie prime. Abbiamo i principali campi di basilico in Emilia Romagna, possiamo arrivare con l'auto partendo alle 7:30 del mattino, avere questo odore di prima mattina di basilico fresco, far vedere al cliente che effettivamente lo stesso basilico, lo stesso campo che parte dal campo dopo un'ora lo ritroveremo al piano, pronto per diventare appunto questo genovese. Quindi, come c'è scritto nella slide, una 160 gradi di quella dell'esperienza Barilla, partendo proprio dalle materie prime, arrivando alla visita del cliente, passando per una presentazione perché non di marketing, poi anche un po' di trade marketing, passando poi per materiali store, come diceva Paolo, perché utilizzare un materiale store piuttosto che un altro per arrivare allo shopper a vendere sul punto di
denominazione e poi c'è anche un passaggio in virtuoso. La parte da Vittor Hugo voglio lasciare alla fine perché credo sia abbastanza interessante, per cui te lo svegli fino alla fine con questa, diciamo, sorpresa. Un secondo al computer. Esatto. Io ho parlato del Customer Collaboration Center di Parma, ma abbiamo anche un altro Customer Collaboration Center a Chicago. E come dicevo, in Italia abbiamo i clienti che vengono in vista sono principalmente dalla parte dell'Africa, dell'Asia, dell'Australia, ovviamente del mondo delle Americhe, viene da Chicago. Dovevo apparire anche un'animazione, vedo che costruire
con delle presentazioni di 4 ore con un PowerPoint, ma vogliamo semplicemente capire un'esperienza. Quindi il pensiero di Paolo, perché io non ero ancora qui, il pensiero di Paolo circa anni fa è stato appunto quello di costruire una virtual room, attrezzarla con un proiettore in applicazione e riuscire a ricreare quello che è il contesto del punto di vista del cliente. Questo è qualcosa di veramente difficile, posso dirlo, perché lo vivo ogni giorno sulla mia pelle. Tutto ciò vuol dire che circa un mese e mezzo prima della visita del cliente bisogna andare in quella nazione, stiamo parlando della Spagna, ok, un mese e mezzo prima della visita si va in Spagna con un'agenzia di fotografia, si vanno a fare delle fotografie del punto vendita che è stato scelto, queste fotografie poi vengono assemblate e c'è un lavoro che parte circa un mese per la realizzazione di quello store, quindi partendo proprio da zero. Qual è, si inizia ad analizzare qual è il focus della nostra visita con il cliente. Pastaresimola benissimo, allora modelliamo tutta la parte del punto vendita, soprattutto relativa a Pastaresimola. Creiamo il contesto del punto vendita e vi darò un'idea successivamente. Creiamo il contesto del punto vendita con la cartellonistica del cliente, quindi riuscendo a tenorizzare al massimo quello che è il contesto di riferimento. E in questo caso quello che dobbiamo fare è fare una proposta. Una proposta che non è una proposta generica, ma una proposta relativa proprio ad hoc per quel cliente. Non stiamo mostrando una proposta su PowerPoint, ma diciamo del tuo punto di vendita, che è un tuo consigliato di andare in questo punto di vendita perché per te il fiore all'occhiello. Noi siamo andati in quel punto di vendita e questo giorno, il giorno della visita, stai vedendo appunto delle proposte all'interno di questa, all'interno del tuo punto di vendita. Questo è il Customer Collaboration Center, all'interno, come dicevo, c'è la virtual room e adesso vorrei raccontarvi un po' di più. Quindi cosa facciamo? Creiamo questo punto vendita virtuale, ecco un'idea. Andiamo a creare questo punto vendita e cerchiamo di dare le nostre proposte, partendo dai materiali store, quindi dei semplici materiali come dei leaders, oppure degli espositori in fuori banco. Abbiamo una nuova creatività relativa agli espositori di Pastaresimola piuttosto che una nuova idea di un floor sticker, come in questo caso, 18 metri di floor sticker con una cartina digitale nella quale si suggerisce appunto, si parla della bontà dei nostri prodotti, soprattutto della, delle differenti ricette presenti da una regione piuttosto che un'altra e così via. Guardiamo ad esempio i materiali store, ma anche degli stopper a scaffale. Ovviamente tutti questi materiali devono essere fatti ad hoc. Abbiamo ovviamente delle creatività e abbiamo un fortissimo marketing che porta avanti ogni giorno progetti diversi per aggiornare quelle che sono le creatività. Bisogna però adattarle. Niente forse nell'altezza, non è una creatività italiana, però che mi interessa, bisogna lavorare con diverse agenzie. Qual è il punto dopo tutta questa storia? Il punto è che, come dicevo prima, quello che dal mio punto di vista, dal mio punto di vista è necessario è, anche in questo caso, riuscire ad adattarsi. Come dicevo, parliamo di differenti nazioni, abbiamo alcuni materiali, però bisogna decidere qual è il materiale giusto dal punto di vista dello shopper di quella nazione, non di una nazione, di quella nazione. Come comportarsi, ma soprattutto lavorare con tantissime funzioni. Ad esempio, in questo caso, per la realizzazione del punto di vista che abbiamo visto in precedenza, bisogna lavorare con il trade marketing per i materiali store, bisogna lavorare con il marketing per la creatività da utilizzare, quella giusta e adattarla, soprattutto se mai non viene venduto in una nazione piuttosto che un altro, lavorare con i colleghi, soprattutto nel category management, perché appunto sono loro che danno delle linee guida di come settare appunto un planogram. Ovviamente una delle nostre principali proposte quando incontriamo un cliente è suggerire una nostra idea di planogram ideale. Parliamo di nazione all'interno della quale forse la categoria pasta di semola, ad esempio, viene aiutato in soltanto due modi dentro la continenza, forse anche uno, e quindi possiamo suggerire anche in semplici moduli, uno o due moduli, quali sono le nostre linee dal nostro punto di vista secondo le nostre analisi che abbiamo avuto sugli shopper. E in questo caso Paolo ci sta mostrando un'altra utilità della virtual, come la stiamo utilizzando soprattutto da un anno e mezzo a questa parte, per dei packaging test, quindi l'uso interno all'interno di questa sala, forse anche oggi pomeriggio, ci vedremo con i
con i colleghi del marketing e parleremo appunto di nuove creatività dei nostri brand. Una nuova visual identity, appunto come si è solito chiamarlo, una nuova creatività dei nostri prodotti. Vogliamo valutarla. Fino a 2 anni fa forse utilizzavamo un metodo diverso, che è quello di avere un mock-up, quindi esattamente un pezzo della nostra stivalia. Vogliamo valutare questa proposta, fatto appunto il marketing, valutiamo se c'è una creatività, vediamo se andava luce in alto, con lo scelto di formato del biscotto in evidenza, con il principale ingrediente nella parte del becco, con un fondo abbastanza grande, con la capitolletta, con la capitolletta, tante domande. Quindi riusciamo a valutare tutto questo anche semplicemente con un pezzo sulla scrivania? Circa un anno fa siamo fatti questa domanda e soprattutto abbiamo pensato che mancava qualcosa, soprattutto perché si sta valutando il proprio pack, ma non si sta considerando il competitor sullo scaffale. Cioè, stiamo valutando, quindi forse bisogna valutare anche l'impatto scaffale che ha questa nuova attività. E per questo motivo, perché non costruire uno scaffale virtuale? Quindi non stiamo parlando di un movimento intero, ma semplicemente un ambiente di testa all'interno del quale vogliamo valutare anche 40 proposte di nuova attività. Con un semplice click in maniera veloce si riesce a valutare e confrontare quelle che sono differenti creatività sullo scaffale. Vediamo ad esempio in basso la vecchia visual identity di mulino bianco e in alto invece la nuova, quindi con il biscotto in evidenza, abbiamo eliminato la cartelletta, l'ingrediente soprattutto nella parte back del prodotto, e invece nel retro del back abbiamo veramente delle informazioni semplici. A differenza degli anni scorsi, la nostra strada è quella di andare verso una semplificazione della lista degli ingredienti del retro del pack e comunicare soprattutto in maniera efficace quelli che sono i main points della tipologia del prodotto. In questo caso, appunto, all'interno della sala, che è appunto un contesto molto scuro, tranquillo, con gli occhiali in 3D, si effettuano dei pick-up del prodotto dello scaffale, e ogni prodotto è modellato in 3D, quindi si effettua il pick-up dello scaffale, si valuta, si gira, si guarda il retro del pack, forse si vede anche quello di un competitor, si fanno dei paragoni. E in questo caso che cosa facciamo? Riusciamo ad avere una valutazione anche dell'impatto scaffale. Quindi questo ci ha portato a scegliere la creatività che è lì in alto, come nuova visual identity di mulino bianco circa un anno fa. Ad oggi stiamo portando avanti altri circa 4 progetti, chiamiamolo restyling di visual identity dei nostri prodotti, perché effettivamente questo modo sta piacendo molto al marketing, anche a me e anche a Paolo, che andiamo avanti su questa strada. Esatto, quindi vi dicevo, la valutazione dell'impatto scaffale è una variazione molto veloce, perché si passa da uno scenario all'altro in pochissimi step, si riesce a valutare quel font anche di semplicemente 2 centimetri più grande, qual è l'impatto che riesce a avere sullo scaffale, ma lo step successivo è chiamare degli shopper per quella sala, quindi chiedere agli shopper cosa ne pensano. Possiamo deciderlo soltanto lato nostro, e per questo motivo quello che facciamo è avere degli shopper nella sala a fare delle domande assieme ai nostri colleghi che si occupano proprio di questo e appunto avere dei feedback per decidere poi la soluzione finale. Ad esempio, la mia domanda in questo caso è: dal vostro punto di vista, giusto una risposta, come abbiamo fatto a capire perché passare dalla soluzione di sinistra, magari più voi e io, a quella di destra? Perché siamo passati da una soluzione a cuscino, che si chiamava cuscino, ad un pack? Al pack che vedete a destra, giusto una risposta, non sono più curiosa che tu rispondi. Ma c'è anche la soluzione. Cosa? Invece di fare. Questo potrebbe essere. Esatto. Infatti Paolo adesso ci mostrerà come effettivamente all'interno del movimento tutto ciò era diverso, cioè il brand era invisibile, la shape del prodotto era invisibile. E questo ci ha aiutato, e appunto la navigazione all'interno del punto di vista virtuale, quindi nella parte destra, ci ha aiutato a capire effettivamente tutto ciò senza grandi difficoltà, adesso siamo nel mondo virtuale, riusciamo a prendere un palco stendato sullo scaffale oppure inclinato oppure anche con delle forme diverse e valutare se riusciamo quello che è il palco. Questo ci ha portato a decidere appunto una nuova visual identity per voi e non per un palco che effettivamente riuscisse a garantire un massimo.
l'impatto scampale è importante, soprattutto diverso dal precedente. Poi vi porterei, esatto, in questo caso, quali sono le mie tre keywords che vorrei condividere con voi oggi? Anche per quanto riguarda quello che è il mondo della cura virtuale, la pubblicità, inserisco per un nuovo punto. Perché siamo in questo caso nel mondo della virtuale, soprattutto vi parlo appunto per l'azienda nella quale lavoro, siamo in un mondo nuovo, quindi c'è tutto da testare, c'è da farsi venire delle idee per dire forse oggi possiamo testare questo nuovo strumento per comunicare allo shopper direttamente a scaffale, oppure possiamo provare ad inserire uno schermo all'interno dello scaffale, però possiamo anche provare un espositore con una forma diversa. Tutto ciò perché siamo, come dicevo, nel mondo virtuale è possibile, poi forse non lo si implementerà all'interno della realtà, non ci costa nulla testare, quindi curiosità e attività per riuscire ad avere nuove soluzioni, a creare nuove soluzioni. Coraggio, perché effettivamente queste nuove soluzioni potrebbero essere distruttive e quindi forse non accolte bene da altri colleghi. Sono abituati a lavorare in modi diversi, a vedere l'espositore semplicemente sempre in maniera rettangolare, forse potrebbe essere quadrato, però potrebbe esserci delle limitazioni a quei colleghi che vanno un po' convinti. E quindi questo è il mio secondo punto, semplicemente riuscire ad essere, riuscire anche ad avere coraggio di dire quella che è la propria idea, anche perché dipende anche dai contesti lavorativi ovviamente. Avere la propria libertà di esprimersi è importante, poi ovviamente facciamo tantissimi errori, ma siamo più lì nell'arbitro e a dire che effettivamente è un po'. E come dicevo, proattività, nel senso, avete un'idea, in questo caso io tutte le app, perché ho il mondo virtuale, quindi mi diverto a metterle in pratica, poi forse non viene implementata all'interno degli store, però meglio provarci piuttosto che essere sempre nella stessa strada e non valutare tutte le app. Infine, come Paolo vi raccontava, tutta la parte, la nostra importanza, la parte di store fundamental. Io ho questo progetto globale all'interno del quale ci sono 29 nazioni coinvolte. Vi ha raccontato già Paolo brevemente, quindi sarò veramente breve. 29 nazioni coinvolte e ogni quarter pubblichiamo quelle che sono le scorecard di ogni nazione. Abbiamo nazioni come l'Italia, che monitora circa 1500 punti vendita di store fundamental, nazioni come la Germania 400, nazioni come la Francia 70, piccole nazioni come il Libano che monitorano 30, nazioni come l'Emilia Romagna che monitorano 50, l'Australia monitora circa 600. Perché monitorare i punti vendita? Perché appunto riuscendo ad essere perfetti nelle nostre esecuzioni all'interno degli store riusciamo anche a migliorare, riusciamo effettivamente a valutare come stiamo lavorando. Come decidiamo di appunto di organizzarci, in questo caso le store fundamental, osservando quelli che sono i nostri risultati attuali all'interno dei punti vendita, analizzandoli assieme ai colleghi delle varie nazioni, cercando appunto dei gap e quindi migliorando assieme a loro, valutando effettivamente il risultato raggiunto per arrivare appunto al nostro obiettivo, che è quello di avere sempre più esecuzioni perfette. Per noi è un punto vendita che rappresenta un'esecuzione perfetta, un punto vendita che ha 7 KPI totalmente verdi, quindi raggiungere il target per ogni KPI. Questo per ogni punto vendita, questo per ogni categoria, questo per ogni nazione e per ogni caso. Quindi monitoriamo qualcosa dal mio punto di vista, avevo fatto un conto, te lo ricordo. Monitoriamo 2.500.000 centimetri di scaffali, questo è fondamentale. Quindi sono abbastanza tanti scaffali che vengono monitorati, ma non basta monitorare, bisogna soprattutto riuscire ad essere perfetti con questi scaffali. Quindi questo fondamentale ci aiuta nel corso del tempo. Adesso molto velocemente ci saranno 7 KPI monitorati all'interno del progetto, quindi potete immaginare, partiamo dall'assortimento, per un'azione alla necessità di garantire all'interno dei punti vendita, passiamo poi alla distribuzione numerica e ponderata, poi continuiamo con il pricing, quindi vogliamo monitorare quello che è il livello di pricing dei nostri prodotti, sia rispetto a quello dei nostri suggerimenti ai clienti. La disponibilità, quindi lo scelgo per la disponibilità scaffale quotidiana dei nostri prodotti,
numero di extraviste che vi raccontavo prima, ovviamente il comunicare al consumatore fuori banco, riuscire a vedere fuori banco i nostri prodotti importanti, quindi perché non valutare il numero di extraviste diverso il periodo precedente, coordinazione, e infine promotion, la nostra intensità promozionale, semplicemente come la nostra riferimento della nazione. Tutto questo ci porta a fare delle vere e proprie valutazioni, a volte infatti con Paolo ci sediamo, valutiamo ogni singola nazione e cerchiamo di dare dei consigli su come migliorare. Quindi in questo caso un mio punto che vorrei condividere con voi è semplicemente anche in questo caso adattarsi in maniera semplice, essendo autentici, perché forse a volte vi era chiesto alle 9, alle 8 del mattino di fare una videochiamata, perché nell'altra nazione sono le 5 di pomeriggio, però è importante perché forse dopo due o tre settimane inizia una nuova campagna, bisogna dare un consiglio su come effettivamente attivare all'interno degli store, piuttosto che oppure c'è semplicemente un collega che non riesce a generare questa scortata, non riesce a guardare il risultato della propria nazione, anche in quel caso bisogna dare una mano, altrimenti tutte le idee che si hanno nel corso dei giorni forse non riuscirai a portarle a casa. E si può molto spesso da queste idee poi generare delle vere e proprie presentazioni anche importanti da fare, è importante far rispettare in questo caso di nuove nazioni quello che è il nostro partito. E adesso ci sono degli esempi, giusto per darvi delle idee, qui farò andare un po' avanti, ma vedremo tutte le nazioni che fanno parte di questo progetto nel corso degli anni. Esatto. E vi porto già alla parte finale, appunto, di 29 nazioni al momento che fanno parte di questo progetto. Tre esempi, giusto degli esempi da varie nazioni, quindi avremo delle immagini di esatto, in Italia, di esposizioni fuori banco di prodotti come pasta di semola, oppure di scappati che per noi sono perfetti di Emirati Arabi, quindi in un contesto nel quale il mondo digitale è sempre più evoluto. L'esposizione fuori banco in Brasile di pasta di semola in maniera veramente massiva all'interno dei punti vendita, oppure esatto nella parte della regione centrale Europa con Vasa, quindi un altro dei nostri prodotti che penso conoscerete, e così via. Esatto, in questo caso in Francia, l'esposizione fuori banco della nostra campagna ci abbiamo fatto. Sì, e poi infine c'è ad esempio un'esposizione, ricordo solo adesso un'esposizione esatto, di pasta all'interno delle parti ortofrutta, perché come vi dicevo, nel mondo del quale testiamo tante cose, ad esempio anche provare a effettuare dei cross-selling di prodotti diversi in categorie correlate, perché no, perché sì, e analizzare appunto ogni singolo dettaglio di ciò. Io direi che questi sono invece i miei tre punti relativi, i miei keywords relativi a questa prima parte, quindi sulla lista fondamentale. Il coraggio è sempre il primo, quindi lo messo all'interno di tutte le slide, ma poi abbiamo anche successivamente quello che riuscire ad adattarsi, anche in questo caso. Poi vi anticipo poi durante la pausa, visto che comunque abbiamo dei tempi estetici, anche Francesca ci vorrà parlare dei percorsi all'interno dell'azienda, e invece comunque durante la pausa chiaramente la voglia di guardare un punto vendita, perché abbiamo parlato per mezz'ora, ti vorrà guardare un punto vendita, accendiamo quel PC e navighiamo un po' assieme di store, vi faccio vedere ovviamente come vendiamo dei prodotti con l'aiuto dell'agenzia e utilizziamo questo strumento. Poi sono sicuro che per la maggior parte di voi avremo la possibilità anche di guardarlo assieme proprio di tua Roma, o delle novità a breve. E esatto, in questo caso il primo operato ha soprattutto collaborazione, stiamo parlando come dicevo di collaborazioni. Non avere collaborazione con altre nazioni significa forse non avere rispetto a delle altre nazioni. Sicuramente stai alla testa, perché effettivamente non si crea quella sorta di empatia tra persone, non si riesce a creare quello spirito di team all'interno di un progetto. Forse qualcuno potrebbe iniziare a vedere questo progetto come qualcosa di una media che sta arrivando dall'Italia, no? Un progetto comune per andare avanti assieme. Quindi per questo motivo, in questa slide,
una necessità di collaborare, questi sono i punti. E infine c'è l'ultima slide dove vi ricapitolo quelli che sono gli hit points, ma semplicemente vi dico, vi ripeto, dei consigli di quello che dal mio punto di vista è un approccio al mondo del lavoro e che cosa mi sta aiutando oggi a fare, credo, abbastanza bene all'interno del lavoro. Quindi una buona dose di coraggio, curiosità, essere autentici, bisogna adattarsi con attività. Sono tutto fatto sempre, anche in momenti nei quali forse è un po' difficile, è un po' tough, perché ci sono tante cose da fare, tante idee da rispettare, tanti progetti da portare avanti, tanti clienti in visita, però è davvero molto interessante, parlo sempre bene, soprattutto perché ci dà la possibilità di crescere. Tutto qua. Adesso io passo la parola a Francesca. Con alcuni di voi ci siamo già conosciuti durante una giornata di recruiting, di presentazione più che altro, e brevi colloqui che abbiamo fatto anche in Stato Parma a gennaio. Non so se la slide successiva sia già ok. Allora, io cerco di essere sintetica in modo da lasciare più spazio alle domande, visto che abbiamo circa una ventina di minuti. Io sono Francesca Ramada, lavoro all'interno della regione italiana di Balilla, che è una delle quattro, anzi ora sono sette, aree di business e geografiche in cui è suddivisa l'azienda. Sono in azienda in Balilla da circa un anno e mezzo e supporto varie attività, diciamo, che trattano le risorse umane, in particolare per alcuni team della regione Italia. Oggi posso portare il mio punto di vista, che è quello delle aree aziendali che sono all'interno del mercato Italia, per farvi capire quali possono essere le opportunità di stage, che sono, diciamo, le classiche modalità di ingresso per ragazzi come voi in un'azienda come Balilla, e poi le varie caratteristiche di questi stage. Quindi all'interno dell'Italia, ad oggi quest'area non c'è più, però l'abbiamo lasciata per farvi capire il rapporto che ha con, diciamo, le funzioni correlate. Quindi c'è la ricerca e sviluppo, che lavora a stretto contatto con il marketing, è da qui che nascono i prodotti, cioè dalle ricerche di mercato che fa la funzione di marketing, come immagino voi sappiate dai vostri studi, si lavora insieme alla ricerca e sviluppo per inventare di fatto nuovi prodotti, cioè tutto ciò che voi vedete in punti vendita nasce proprio da questo processo. Il marketing all'interno dell'Italia è suddiviso per Beccheri, che quindi in Italia è Pavesi e Mulino Bianco, e di Solution, cioè pasta e sughi. Il marketing poi lavora a stretto contatto anche con il trade and shopper marketing, che diciamo, ha una sua specificità all'interno dell'Italia, quindi tutte le attività, lo sapete meglio di me, che riguardano i punti vendita, quindi il modo in cui si presentano i prodotti e le strategie nel punto vendita. E poi ci sono i customer team, che sono l'area commerciale, quindi tutte le persone che si occupano di accordi con l'S Lunga di turno, Shan, Coop e così via. Siamo suddivisi qui per cliente e per canale. Immagino la maggior parte di voi sappiano, spero abbiano un po' un'idea di quali sono i canali principali attualmente, ce ne sono altri di molto recenti e nuovi, però secondo voi quali sono i più sfidanti per il futuro, anche in base a quello che ha detto prima Leopoldo? Qualcuno ha un'idea? Se vi viene in mente poi ne possiamo riparlare. E poi abbiamo l'area fine delle vendite, sales, che è quindi l'area in cui lavora il funzionario di vendita o sales representative, che sono le persone che di fatto nei punti vendita mettono in atto tutte le strategie che vengono inviate a sede. Quindi l'attività che vi ha portato Leopoldo, che poi vi accompagna le domande. Qui l'opportunità non sono di stage ma di contratti, e riguardano opportunità in tutto il territorio italiano, da nord a sud Italia, quindi bisogna essere disponibili a spostarsi chiaramente.
Un altro team interessante è Cucina Barilla, una sorta di startup all'interno dell'azienda che diciamo, è nata qualche anno fa e tra l'altro ha cambiato il modello di business. Qualcuno di voi non so se la conosca. Vabbè, anche qui se siete poi interessati ci sono chiaramente un sito dedicato e potrebbe essere il vostro target interessante per questo tipo di prodotto. Abbiamo realizzato un joint venture con cui ha realizzato un forno intelligente che legge le nostre ricette, diciamo, dei kit pronti, che rendono chiaramente la vita molto più facile anche a uno studente che magari non ha voglia di prepararsi la cena tutti i giorni. E poi abbiamo altre funzioni, altre tre che sono di supporto, che sono Finance Administration, Supply Chain ed HR. Quindi quello che vedete qui molto schematizzato è la regione Italy ad oggi, escludendo la parte di research and development, che però è molto molto importante per il legame con il marketing. Dunque, quello che noi abbiamo come contatto con i ragazzi del vostro target, quindi studenti, laureati e non laureati, è l'internship, quindi lo stage, che ha tre caratteristiche principali. Diamo l'opportunità agli studenti di raccogliere del materiale per la propria tesi di laurea. Lo stage ha una durata di 6 mesi, perché è il tempo necessario e sufficiente per conoscersi a vicenda. E poi abbiamo chiaramente il rimborso spese, che è più alto per chi viene da fuori Parma, quindi nel vostro caso se siete già qui non sarebbe questo il caso del rimborso alloggio, però comunque è prevista una, un riconoscimento per la partecipazione all'attività della tenda. Non so se c'è la... Le attività principali su cui cerchiamo persone per opportunità di stage sono marketing e trade and sales, che sono le due famiglie, sono la famiglia professionale più consistente anche all'interno delle regioni, che questione di termini di numeri, ma anche altre, quindi la supply chain, finance administration, che però riguardano anche poi altre aree di gestione e altri riferimenti HR. Io però ve l'ho riportato tutti per darvi un'idea. I percorsi che brevemente possono essere svolti non sono automatici e scontati, però per chi insomma voglia di rimboccarsi le maniche e dimostra di essere una persona di valore, si parte solitamente da un internship, come è successo anche a Leopoldo. Poi il passaggio più frequente è quello dell'attività di vendita, questo perché è una questione molto come dire, anche numerica, cioè in tutta la Regione Italia siamo ad oggi circa 365 persone, 200 di queste sono fuori dalla sede, quindi sono in vendita. Immaginate che è molto più facile descrivere una posizione lì che non in sede, questo non diciamo in modo assoluto, ma a livello proprio di frequenza nel corso dell'anno. Quindi spesso i ragazzi fanno il passaggio nelle vendite, poi se hanno le caratteristiche giuste e hanno voglia anche di svolgere altre attività, i passaggi classici sono le funzioni di trade marketing, marketing e l'area commerciale. Solitamente le prime due sono diciamo, un po' più frequenti e più usuali rispetto all'area commerciale, che è un po' un aspetto successivo. Intesa come attività di sede, quindi national account, category developer e così via. Quindi questi sono molto semplificati i passaggi che facciamo. Io questo lo lascerei da parte perché sennò non lasciamo spazio alle domande. Diciamo che poi se avete chiaramente dei dubbi o delle curiosità sui nostri consigli o quello che cerchiamo a livello di persone sagge o per essere presenti, siamo veramente a disposizione per le risposte. Purtroppo oggi non abbiamo avuto il tempo di fare, secondo me, le cose principali, spero ce ne arrivate. Allora, molti stimoli, però Leopoldo non me l'aveva detto che lei faceva già la risposta con il category planner, nel senso cioè, nessuno si può fermare con lui a fare il plan, perché sennò gli sviluppi come
l'ho già fatto per lavoro, quindi... Sì o no? Ragazzi, oggi siamo un po'... Andrea, ti ho fatto una domanda. In quale canale investireste? L'e-commerce, quindi questo è un tema che poi magari sentiamo Paolo cosa dice dell'e-commerce. No, qui voglio dire, al di là della battuta del non copiare da chi ha già fatto il compito, che però è sempre una buona cosa, non è la vita, no? Perché se tu hai uno da cui copiare, insomma, sì. Allora, domande diverse, adesso c'è Emanuela che qua sta manovrando non si sa che cosa, ma dopo ci fa delle domande, però avete capito, c'è un tema importante dell'execution, no? La parola grossa, se posso commentare, no? Determinazione, cioè la determinazione è una cosa fondamentale. Nel mio piccolo sottolineo questa parola perché la vita, come dire, se tu muovi subito è finita. Cioè voi avete, credo, grande pregio e grande merito di avere freschezza, velocità, secondo me anche coraggio. Ecco, quello che mi consiglio, ho tre figli, con piccola esperienza domestica, è la determinazione. Se tu sei convinto di fare una cosa, vai avanti. Il problema non è che lo vedi subito il risultato, lo vedi un po' più là, fra un anno, fra due anni, fra tre. Se tu molli subito, è finita. Noi siamo in un'aula universitaria, voi siete qua a dedicare due anni della vostra vita, al di là dei costi del trasferimento, dei costi, no, della figlia, eccetera, eccetera, perché avete fatto una scommessa nella logica del medio termine. Ricordatelo, cioè, quindi avete già accettato questa logica di investimento su di voi perché il risultato sia a medio termine. E quindi coraggio, senso, non abbiate paura, perché il problema è che, siccome ci sono anche in giro dei dispensatori di folle, no, dice tutto va male, non è vero, è un paese che ha cose che non vanno bene, l'abbiamo detto più di una volta, siamo stati i primi a dire no, questa roba qui non funziona, ma questo paese ha grandissime opportunità e non è vero che i giovani non hanno futuro. Hanno un futuro. È un po' delle romane che grazie alle aziende come Barilla che ci aiutano, no, a portare le persone verso il traguardo, se non altro segnalarci le cose che dovremmo fare. Allora, Manuela, qui cominciamo da lei, perché lei dice che twitta, io non so come, se è vero o non è vero, se non è il fidanzato che twitta. Per quanto riguarda la misura dei debiti, quanto è stato determinante per l'incremento delle vendite? Cioè, se è stato veramente notevole? Parliamo di muso bianco. In generale, questa è la credito di Paola, dal mio punto di vista. Il microfono, se no non c'è stiamo dicendo. Parliamo di fare la categoria, quindi soprattutto da nazione a nazione. Se parliamo di muso bianco, biscotti, e parliamo della visuale identica che abbiamo visto nella slide precedente, adesso stiamo prevedendo i risultati, forse ancora un po' presto per valutare effettivamente l'impatto concreto del prodotto di vendita. Però posso assicurarvi, ad esempio, la nuova visuale identity relativa ad alcuni biscotti che passano dal mondo del mainstream al mondo dell'integrale, quello che è successo con i tre nostri item dentro il nostro assortimento. Questo ha fatto registrare appunto dei cambi di passo importanti, parliamo anche di 80% di vendite di questi prodotti. Quanto riguarda il Milo Bianco, ancora non ho i risultati finali. E come sono le aziende che comunque lavorano? Allora, lavoriamo internamente soprattutto, perché abbiamo appunto in Italia, ma anche in altre nazioni, appunto delle persone che si occupano di categorie, quindi sono divisi appunto come diceva anche Francesca, anche in questo caso di Solution Bakery, quindi c'è un collega che si occupa di tutta la parte della pasta sughe e poi tutta l'altra parte invece dedicata all'altro collega della bakery, quindi partendo dalle merende, finendo mai visto modo con biscotti eccetera eccetera, anche per i pani morbidi, e in questo caso collaboriamo soprattutto internamente con i categori ma esternamente anche con
persone, quindi per la modellazione di tutti i prodotti in 3D, quindi riuscire a garantire la creazione di questi store, quindi partendo dalla realizzazione appunto delle fotografie degli store alla modellazione di punti vendita, vedete forse dopo con il computer, quindi questa agenzia con la quale collaboriamo. L'agenzia che ci aiuta nella modellazione della parte 3D, poi l'agenzia citava Leopoldo che ci aiuta nella modellazione della parte 3D e nella tecnologia, poi ogni progetto è, fa parte del lavoro che si fa con i clienti e qui ho fatto sentito all'inizio questo avere una prospettiva di lungo termine con i clienti, cioè non pensare solamente a vendere loro i nostri prodotti, ma crescere con loro le categorie. Quindi il category management è un aiuto per far crescere tutta la categoria. Adesso ne abbiamo diversi di progetti con molte aziende italiane e non, però sono, fanno un po' parte diciamo, dell'accordo che viene fatto individualmente, one to one, con alcuni di loro. L'ultima domanda, i progetti di category hanno più successo in Italia o anche all'estero, di per livello di distribuzione? Dico, dal successo dal mio punto di vista, ovviamente dipende anche in questo caso dalla categoria, però ovviamente categorie molto sviluppate, come passa di sigma in Italia, il progetto di carico di manager ovviamente ha successo, ma proporre lo stesso dal mio semplice punto di vista ad un'altra nazione all'interno della quale forse la pasta viene consumata e soprattutto il consumo pro capite è inferiore, perché stiamo parlando di una categoria non viene entrata al massimo, non altissima, che genera successo, perché parliamo di un prodotto semplice, è possibile abbinare tantissimi all'interno di una categoria ad esempio nella quale vedere che sono generati sono tantissimi. E ovviamente in Italia questi studi si fanno da forse sono già stati fatti molti anni fa. Altre nazioni poi arrivano a scoprire che ovviamente c'è tutto dietro ad un punto, per esempio la base, quindi il progetto di carico di energia è molto interessante. Bene, posso aggiungere una roba? C'è un termine inglese che è molto affascinante, che si chiama thought leadership. Thought leadership è la leadership di pensiero, tradotto proprio banalmente, letteralmente. E che cos'è? È quella roba che non è che lo dici tu che ce l'hai, te la riconoscono gli altri, cioè dico gli altri dicono ah, quello lì è molto bravo, quello ha dei numeri, quello ha la salunga e quindi si rivolgono a quello lì. La salunga le sa le cose, non dicono questo è uno che ha una grossa quota di mercato, che appare in tutti i social, no, quello lì la sa, quello lì è un esperto, magari è difficilmente raggiungibile, però di lui posso fidare. Ecco, il category management si basa sulla thought leadership, non si basa sulla leadership punto, non si basa sulle quote di mercato, non si basa sui volumi, si basa sulla capacità di guardare oltre. Noi riusciamo a fare dei progetti di category management in Spagna dove siamo uno, non tra i brand leader e co-leader, riusciamo a fare dei progetti in Polonia dove siamo entrati 5 anni fa con un piano di diventare leader ma tra N anni. Li abbiamo fatto a Dubai dove abbiamo dei colleghi che sono lì da 5 anni e in tutti questi tre paesi abbiamo fatto dei progetti di category management che hanno avuto successo con i clienti perché sono riusciti a far crescere la categoria. Perché? Perché i colleghi di là hanno raccolto informazioni da altri, hanno fatto delle indagini, invece magari i leader di quel paese, i leader storici, erano fermi perché pensavano che la propria posizione di mercato fosse sufficiente per gestire il rapporto con i clienti, per gestire la categoria. Sì, avete capito il racconto di oggi, no? Leopoldo ha fatto un racconto, no, della sua attività quotidiana per far capire come non solo viene gestito il tempo di un giovane in sviluppo, ma anche per far capire come il contributo individuale può produrre un effetto per l'azienda. Se posso dire, Paolo, non è un atto di piacere,
tu da tanti anni ti occupi di questo tema e, come diceva adesso Paolo, tu sei riconosciuto, ma questo ricordiamocelo sempre, chi fa male? Sei riconosciuto se ha competenze migliori, più qualitative, più innovative rispetto agli altri, perché sennò fa fare a qualcun altro per quel lavoro lì. Allora il problema è che noi siamo qua a discutere nei prossimi mesi su come nel nostro piccolo conquistare una leadership intellettuale, di strumentazione, di capacità. Se siamo capaci nella vita, ripeto, tutto per il primo non abbiamo problemi. Se non lo facciamo, ecco che poi dopo diventa un po' complesso, no? Perché poi non c'è molto più complesso. Paolo, però ricordiamo una data, perché noi abbiamo lanciato settimana scorsa il premio challenge sulla category plan della pasta. Cristina Zerbini che è seduta, o Cristina Zigliani bis, non so se vogliamo ormai l'Alzheimer avanza anche per me. Allora abbiamo lanciato settimana scorsa, come detto sono 12 gruppi, 13 gruppi, insomma, l'ordine di grandezza è questo. Ecco, raccontiamo come finisce. No, una delle cose, non è un'ultima, è intanto che il lavoro più interessante, perché uno pensa alla fine, ma il lavoro è interessante, un percorso, perché magari si scoprono delle cose, scoprite, che vi piace, per cui vi interessa poi approfondire. Però il 6 di giugno, presso il Customer Collaboration Center, che si trova al Barilla Center, Barilla Center, di fronte all'albergo della Villa, se ci fate un giro una sera, vedete un edificio, quell'edificio è Accademia Barilla, che è un luogo dove noi abbiamo una scuola di cucina, ma soprattutto abbiamo un'idea, una missione in testa, che è di promuovere la gastronomia italiana nel mondo, per cui ci sono degli incontri con degli chef stellati. Vedrete, quando chi di voi verrà, vedrà bellissimo, ci sono le loro impronte, immagino, fame. Ci sono anche scuole di cucina per appassionati. C'è lì il Pasta World Championship, viene celebrato. C'è un bellissimo auditorium con una cucina fatta su misura per noi. All'interno dell'Accademia Barilla noi abbiamo un luogo che chiamiamo Customer Collaboration Center, che abbiamo aperto 3 anni fa, e dove incontriamo i clienti, i retailer, quelli che diceva Leopoldo, che vengono dall'Italia, dall'Europa, un po' da tutto il mondo. Adesso nella prossima settimana dal Cibus passeranno tantissimi. Ecco, l'invito che vi faccio è per i gruppi che verranno selezionati dal professor Cristini di trovarci lì il 6 mattina alle 10. I tre gruppi presenteranno il loro lavoro e ci saranno Francesca, Leopoldo, io, ci saranno due colleghi che lavorano nella pasta, nel mondo pasta mill specificatamente, che daranno dei feedback ai lavori che verranno ripresentati. Avremo anche l'occasione in questo modo di farvi vedere un po' più da vicino, toccare con mano, perché sempre famoso questa virtual room di cui parlava Leopoldo, viaggiare con gli occhialini, queste cose, e poi avremo anche un'esperienza, insomma, mangiare insieme quello che gli chef di accademia ci prepareranno, una cosa molto semplice. Quindi dalle 10 fino a 12 e mezza alle 2 si ritorna. Avete capito, eh? Lui ha detto la parola che io non avevo usato, cioè è un sistema selettivo, primi tre gruppi, quindi bisogna lavorare per arrivare a rappresentare i risultati. Tanto il mio prospettiva è quella di meno. Allora, ci sono osservazioni anche per la parte di Francesca Ravagna, che secondo me, chi è che era stato, scusate, ingegneria a gennaio, chi è che era stato? 2, 3, 4, basta, 5, quindi la maggioranza non c'è tanto per il tema dell'organizzazione interna. Dov'è Gabriele? Non c'era stamattina, si è tradito. Prego, abbiamo qualche idea.
Che domanda le farebbe? A caldo, freddo? Ma a caldo i mercati, con l'italiano è la pasta non in un momento proprio florido, i nuclei familiari sono diminuiti, quindi anche il messaggio di veicola valida non è più di tanto efficace adesso in Italia, come quella è la domanda però. Se i messaggi che vanno in Italia a livello di promozione sono difficili da anche all'estero. Quindi il tema è, diciamo, in Italia è un mercato maturo, l'estero c'è un mercato di sviluppo, parliamo per voi interessare il PIL ovviamente. I messaggi sono legati alle barriere che persone hanno riguardo ai consumi, però diciamo, c'è un messaggio comune che è su tutti i paesi, che è quella cosa che si diceva prima. Barilla è un'azienda con 141 anni di esperienza nel fare pasta. A qua per Legnano c'è lo stabilimento più grande al mondo che produce pasta 1000 tonnellate al giorno, quindi ha un'esperienza su questo che noi abbiamo sintetizzato adesso in un claim: Barilla Masters of Pasta. Perché tutto questo know-how, questa conoscenza delle ricette, dei processi, messa a punto di processi particolari, lavoro con gli agronomi per sviluppare delle varietà particolari che diano sempre migliori qualità, e questo fa sì che noi possiamo posizionarci lì. E questo è un punto che nella considerazione delle persone vorremmo che sarebbe saldo. Poi ogni paese ha delle sue peculiarità, magari delle barriere verso alcune credenze, alcuni comportamenti. In Italia, ad esempio, non è vero che la categoria non stia andando bene. Noi vediamo che ci sono delle aree di grande interesse. Ad esempio, sono nate una serie di paste che noi chiamiamo Better for You, che hanno dei contenuti particolari per una dieta equilibrata, ad esempio le paste integrali, le paste 5 cereali, le paste col pane, i grani speciali, le paste con i legumi, e noi stiamo lavorando molto bene su questo. Un anno fa, ad esempio, abbiamo lanciato, non è una pasta, ma è sempre nel mondo delle paste, i legumotti hanno avuto un successo incredibile, e adesso verranno estesi con l'istituzione presso tanti altri criteri, non solo il salutato che era presente per il primo anno, per cui c'è molto fermento nella pasta. Poiello, caspita, è una pasta premium perché utilizza dei grani che noi abbiamo brevettato, un grano totalmente italiano che viene coltivato in Puglia, in Campania, in Basilicata. Chiamato grano auro, perché ha delle particolari qualità di proteine, ha un contenuto altissimo di proteine, quindi la proteina vuol dire che riesce a legare molto bene l'amido e dà una consistenza, quando la mangi senti la differenza dagli altri. Questo va molto bene, sta crescendo moltissimo. Altri paesi certo che il Barilla sta crescendo. Pensate che solamente una cosa, in Russia negli ultimi 3 anni stiamo crescendo ogni anno numeri dal 180 al 200% in Russia, e siamo arrivati a essere il terzo brand da quasi piccolini che eravamo, per cui io vedo la prospettiva dei passi che sono stati fatti, poi ce ne sono tanti altri da fare, certo. E diciamo che le cose da fare sono due. Una è continuare a promuovere questa nostra expertise e lavorare per aumentarla. E l'altro è aiutare le persone di retailer a fare sì che i punti di vendita e i comportamenti non trovino degli ostacoli negli acquisti. Ad esempio, non so, non far trovare i sughi, far ritrovare lontanissimi della pasta in un paese fuori dall'Italia dove se tu vedi solo la pasta e non sai come cucinarla, non funziona.
produzione a Taranto, oppure non parto parte di ricerche. Qui cerchiamo di aiutare in tutto questo e è sotto il mondo dello shopper marketing che aiuta nel incrementare la conversion delle persone che vanno, entrano di punto di vista e poi fanno di comprare la categoria. Ringraziamo, visto che sono le 11:09, i nostri ospiti di oggi che ci hanno portato un mondo che è molto traguardante per tutti. E come sempre, io non so se Manuela ce l'abbiamo, facciamo la solita foto perché qui diventa un titolo della foto collettiva.